Non solo Napoli incontra il mondo, ma Napoli dedica una sezione specifica al Giappone, col quale peraltro ci unisce la qualità dell'offerta termale. Quindi di nuovo internazionalismo, accoglienza, pace, umanità, amore è la ricetta che rende grande questa città. Si riproporrà a settembre Napoli incontra il mondo. La seconda edizione della manifestazione proporrà le tante sezioni già sperimentate lo scorso anno, incentrate soprattutto su folklore e cultura americana, irlandese e spagnola, arricchite ora dall'incontro con il Festival dell'Oriente, con un'area che sarà interamente dedicata al Giappone. Appuntamento dunque dal 14 al 16 settembre, sempre naturalmente alla Mostra d'Oltremare. Come sempre fa, cioè dando il meglio di sé. Mostra d'Oltremare è uno spazio unico, è versatile, ha la capacità di adattarsi a tutti quanti gli eventi. Questo è un evento che è alla sua seconda edizione e fu l'anno scorso molto apprezzato dalla città e non solo dalla città di Napoli, per cui noi siamo, diciamo, pronti ad accoglierlo nuovamente. In settembre nuovamente si sarà una bellissima festa e un bellissimo evento. E noi siamo orgogliosi nel dire che all'ultima Assemblea Nazionale di AEFI, che è l'organizzazione italiana degli enti fieristici, noi siamo fra i primi 4 enti fieristici in termini di attività svolte e di numeri di visitatori, quindi una vitalità che fa bene alla città e che crea anche un'appetibilità, un sito straordinario, intercettando anche eventi che tradizionalmente non si facevano sotto Roma.